Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti nel mio angolino. Una nuova puntata del Mister Puzzle, un nuovo puzzle. Ebbene sì, quello della settimana scorsa l'hanno indovinato. Lo ha indovinato la signora Laura Tosi, che andando a sbirciare negli altri video è riuscita a trovare il puzzle. Bene, il puzzle è questo qui. Queste erano le tesserine che facevo vedere. Potete confrontarle con gli altri video. Olè! Ok, Assassin's Creed 2, Ezio Auditore da Firenze, 1000 pezzi, 50x70, multiplayer.it edizioni. Complimenti alla signora Laura Tosi, ci siamo messi già d'accordo, io ho spedito già il puzzle al buio, adesso partiamo con uno nuovo. Ma prima. Nel gruppo Facebook, il mio angolino mercatino del puzzle, come dicevo nei video precedenti, stiamo organizzando una tombola o un'estrazione bella grossa con i membri del gruppo il mio angolino mercatino del puzzle. Il ricavato di tutto ciò andrà all'asilo La Madre Teresa di Calcutta, sita in Sondiati Arno. Vogliamo fare un bel regalo ai bambini, ripeto, lo voglio fare perché è una scuola privata, per cui hanno avuto un po' di difficoltà durante la quarantena, ma noi non ci arrendiamo. Ripeto, se lo meritano perché sono brave, sono come delle mamme per i nostri bambini. Perché ho voluto fare questo per un semplice motivo. Quando vediamo gli asili in televisione o gli asili dove maltrattano i bambini, e ce ne sono stati tanti, come è giusto fare, siamo stati pronti a puntare il dito, denunciare, eccetera, eccetera. Ma quando troviamo delle maestrine graziose che fanno più del loro dovere con i nostri bambini, io vedevo i bambini quando porto mio figlio, ma soprattutto i primi giorni, quando portavano i bambini a scuola e li andavano a prendere, i bambini piangevano perché non volevano andare via, ed è una cosa bellissima, perché il bambino, se vede qualcosa che non va, non vuole più andare, per cui si meritano tanto, fanno anche oltre il loro orario, per cui se lo meritano. C'è anche un puzzle da 13.200 delle Clementoni, quello lo comprerò io di tasca mia a nome di tutto il gruppo. Cercherò di assemblarlo con l'aiuto di mia moglie di qua a dicembre. Il puzzle dovrebbe arrivarmi ad ottobre, spero, perché è un po' difficile otto da trovare, e se c'è in giro costa un occhio della testa. Mi hanno assicurato, già pagato l'acconto, mi hanno assicurato che nei primi di ottobre arriverà, per cui spero che sia così. Bene, adesso passiamo all'altro puzzle. mannaggia a voi. L'altro puzzle, spero sia d'aiuto. Non ho messo più, di solito mettevo la cornice, adesso non più, adesso sono partito da un altro punto ed è un aiuto in più, perché ho messo in evidenza un particolare. Io, come solito mio fare, farò la foto, la metterò a fine video. Mi raccomando, ricordo di nuovo le regole: dovete essere iscritti
Dovete indovinare pezzi, marca, soggetto, la spedizione sarà a carico vostro. Per cui partite già con le risposte sotto il video, esclusivamente sotto il video, non date risposte al di fuori, perché mi è arrivata anche qualche risposta tramite messaggio e cose varie. No, la risposta deve essere sotto il video. Qua ci sono le tesserine, ripeto, marca, pezzi e soggetto. Qua c'è un particolare, io vi farò la foto. Va bene, ragazzi, di nuovo complimenti alla signora Laura Tosi. Non dimenticatevi di iscrivervi sia sul canale che sul gruppo Facebook Mercatino del Puzzle. Sotto il video troverete, nella descrizione troverete i link per i vari gruppi, sia il mio, il Mercatino del Puzzle, che volevo dirvi, ho aggiunto una novità. La novità quale sarebbe? Ho aggiunto, per staccare un po' dal puzzle, il diamond painting. Praticamente cos'è? È quella specie di... io lo chiamo punto a croce, no? Dove dovete posizionare delle perline, dei diamantini, che poi sono di plastica, in ogni sezione, in modo che poi alla fine apparirà un bel disegno. L'ho introdotto perché ho visto che piace anche, per cui ogni tanto stacchiamo dai puzzle e facciamo quello lì. Più che altro non è un escape come un puzzle, perché sul puzzle devi andare a trovare la tesserina che ci adatta, il colore, insomma, bisogna un po' usare tecniche e cose varie, mentre con quello no. Quello è soltanto rilassante. Ogni numero ha il suo colore, ogni suo colore ha il numero, per cui bisogna prendere la perlina o il diamantino e andarlo a posizionare nel numero a lui dedicato. È più, sì, è un passatempo, un rilassante, ti metti lì, non devi stare lì a stressarti a cercare il pezzo, no. Per cui ho introdotto anche questo sul gruppo, dategli un'occhiata, iscrivetevi al mio angolino Mercatino del Puzzle, divertiamoci. Il puzzle amministrato da Melissa Del Chiappo e Marco Gentili, e vi invito anche a visitare il gruppo di Salvatore Cialdini, amministratore del gruppo Smith Italia, rivenditore autorizzato dei puzzle Smith. Per cui sotto i video troverete tutti i link che vi porteranno dove desiderate. Bene, vi faccio la foto a fine video, cercate di indovinare questo, avrete a casa un puzzle da 1000 pezzi. Arrivederci a tutti e buona domenica.